Gianni Colacione per Libere TV, oggi 31 ottobre 2013, siamo al congresso a Chianciano, il congresso di Radicali Italiani, il 12° congresso. Siamo appena arrivati e incontriamo Gabriella Ferranti, il sindaco di Chianciano, che è venuta qui per un saluto, immaginiamo. Sì, è una regola, diciamo, fa parte di un cerimoniale che l'istituzione dà il benvenuto al rappresentante del governo, quindi il motivo per il quale sono qui è proprio per dare il benvenuto al ministro Bonino. Ci saranno vari ospiti, insomma, è anche un valore aggiunto a Chianciano, insomma, questa frequentazione. Ma devo dire che quest'anno, appunto, commentavo fuori con le forze dell'ordine, abbiamo avuto qui a Chianciano praticamente tutto il governo, 9-10 ministri e anche il Presidente del Consiglio Letta nel mese di settembre. Quindi mette in evidenza che Chianciano è il luogo ideale per anche questa tipologia di congressi, perché si può venire qui in tranquillità a ragionare e a dibattere su quelle che sono le linee politiche dei partiti, diversi partiti. Io non so lei in che lista, perché in lista è stata, in quale partito è stata eletta, quindi è una presenza istituzionale, niente a che vedere col politico? No, in questo momento io sono sindaco di Chianciano Terme e quindi rappresento l'istituzione di Chianciano Terme e quindi sul piano politico, ma io sono stata eletta con una lista PD, nella lista PD. Ringraziamo il sindaco di Chianciano, Gabriella Ferranti, grazie molte.